Buongiorno a tutti dal vostro teferone paperone, come vedete qui. Qua si notava una cosa, cioè che sono tornate di moda le cassette, stereo 7 per intenderci. L'altro giorno sono andato a una fiera dell'antiquariato dove c'erano venditori di dischi, eccetera, e per la prima volta ho trovato che vendevano anche cassette, cosa che di solito era invece difficilmente trovabile in una fiera. E quindi questo mi ha fatto dire, meno male che ho iniziato a comprarle tanto tempo fa. Infatti ne ho tantissime e adesso i prezzi stanno iniziando a salire, quindi se volete comprare qualche cassetta in particolare questo è il momento. Ma colgo questa occasione per farvi vedere qualche possedimento della mia collezione. Questa sarà circa metà video. Allora, partiamo con... Partiamo con Spargo, Good Time Spirit, You and Me, una bellissima cassettina gialla. Niente di incredibile. Poi andiamo, attenzione, già qualche pezzo decente. Rem, Document, cassettina nera. Niente male, devo dire. Questo è l'album che ha come canzone The One I Love, che è una delle mie prefe dei Rem. E It's the End of the World as We Know It. Comunque davvero cassette completamente mixate. Qui il meglio dei Mamas and the Papas. Questa versione della ABC cassetta. Costa verde. Interno verde. La febbre del sabato sera. Saturday Night Fever, colonna sonora del film, volume 2. Non ho il volume 1, almeno non mi pare. Cassettina con la mucca. Questa ce l'hanno, credo, tutti a casa. Fausto Papetti con una donna nuda. Niente di che, ma questa è abbastanza. Tra l'altro è la Durium con una donna nuda. Questo ce l'hanno tutti in casa. Edoardo Bennato, Torre di Babele, vabbè, questo è un disco che non mi dice niente, ma ce l'ho. Angelo Branduardi, cogli la prima mela, questo qui nella mia zona sono ovunque, li trovate da tutte le parti, questa è tra l'altro non so che cosa gli è successo, se gli è finito sopra del caffè dovrei sistemarla. Comunque Polydor verde, questa ovviamente è cogli la prima mela, è la canzone di questo album. PhD, Is It Safe? Si vede? Sì. Is It Safe dei PhD? Non lo so, un disco che non conosco, però l'ho comprato perché mi piaceva la copertina. Hanno ucciso l'uomo ragno, questo credo di averne un paio, quantomeno. Fatto così come il CD sostanzialmente. Cassettina bianca, trasparente, e l'interno... Come si faceva una volta con tutti i testi e qualcuno, l'ex proprietario, si è scritto i testi a mano perché forse ha perso i pezzi, presumo. Non so, non ho mai controllato, ma credo di averne un paio. Sistemiamo dopo. Allora, qua entriamo un po' nel mio fetish. Notate differenze tra questa noma di 1 e noma di 2? Sì, che questa è falsa, perché non ha il simbolo. E si vede anche adesso, è difficile forse vederlo dall'immagine qui, ma dal vivo è stampata molto peggio. E anche all'interno si può notare come sono diverse. Sebbene dovrebbero essere, diciamo, lo stesso, anche, magari in edizioni diverse, ma questa è palesemente una cassetta tarocca che non ha nessun simbolo si ha. Si sente malissimo, ma una volta erano, diciamo, quelli che si compravano in spiaggia, per intenderci, ecco. Invece questo è originale. Ed erano insieme, cioè della stessa persona. Non so cosa sia. Roberto Vecchioni, Montecristo. Non un album incredibile, ma Roberto Vecchioni. Album della Philips.
verde marcio. Francesco Guccini Amerigo, questo qui invece è della EMI. Eskimo c'è su questo, per intenderci. Altro 883. La donna, il sogno, il grande incubo, diciamo, copertina di Dylan Dog come al solito, quindi fumettoso. In questo caso, bellissima cassettina gialla. E all'interno sempre foto, immagini varie. Diciamo, quelle dell'883 erano molto così, amichevoli. Altro 883. La Luggia d'Ere. La dura legge del gol. Sempre FRI. Cassettina ignorantissima. Primo tempo, secondo tempo, invece dei... Vabbè, era una roba che andava un po' così. Però vabbè, la cassettina è bella, dai. L'ho messo al contrario. E poi abbiamo un dittico. Oro, incenso e mirra. Oro, incenso, anzi, oro, incenso e birra, oro, incenso e birra, ma in due versioni diverse. Versione dorata. Qua diceva grande concorso alla febbre dell'oro. Che mette in palio un compact disc d'oro da 18 carati dal peso di 450 grammi. Non so, si vede se riuscite a leggere. L'estrazione avverrà il 25 settembre 90. Il numero vincente sarà pubblicato sulla rivista Sorrisi e Canzoni. E anche la cassettina dentro è ignorantissimamente d'oro. Stesso disco, ma è versione normale. Poi abbiamo Neil Young, Trance, in questa copertina un po' cyberpunk. Una copertina strana per essere di Neil Young, cioè un album proprio strano per essere di Neil Young, CBS. Tra l'altro non è un'edizione italiana. Cromo di ossido, tra l'altro, questa cassetta. Qua c'è su ancora il prezzo di quanto ho pagata. Zucchero Miserere. Cassette di zucchero si trovano molto, hanno venduto molto, direi. Poi abbiamo questo, ok, qua andiamo sulle cose un po' più importanti. Non è l'unica che ho dei Dream Theater, comunque Sin from a Memory, Metropolis parte 2. Si vede? Cassettina abbastanza ben tenuta, ho anche sì dei pezzi rari comunque, diciamo questa, ecco, usata, sicuramente ascoltata in macchina, si vede, però abbastanza rara, perché da noi soprattutto non è che ce n'erano molto. The Clash, The Clash, questa beh, ovviamente non è una versione originale, nel senso che è uscita dopo l'uscita del disco, ma comunque non ci fa schifo. Altro Franco Battiato, Mondi Lontanissimi, quella con No Time No Space, per intenderci, bellissima. Originale EMI. PFM invece, questo qui è un prime impressioni della PFM. Con impressioni di settembre, festa, la carrozza di Hans, generale, eccetera. In questa versione numero 1 di cui ne trovate molti. Adesso non so esattamente, non è tipo una ristampa, ipotizzo. Non lo so bene. Questo è un capolavoro. Brivido divino, Antonella Donatella Rettore. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Antonella. Con splendido, splendente capolavoro. Capolavoro in questa cassettina gialla. Dell'Ariston. Questo è un capolavoro. Questa ce l'hanno davvero in pochi. 13.000 lire per Gabibbo, un attimino. Cassetta rossa con delle canzoni che non si trovano nemmeno su YouTube, cioè non ci sono su internet queste canzoni, le ho cercate più volte. Un attimino, La Rumenta, Gabibbo Family, Le Tasse, sono bellissime della Five Records. Ovviamente, capolavoro. Questa sarebbe da studiare. Ho fatto questa mossa incredibile per farvi vedere la cassettina. Questa rovinatissima Stevie Wonder Songs in the Key of Life volume 1. Rovinatissima, si vede che se vedete è tutta rovinata da... è stata in macchina, ha preso il sole. Renzo Arbore. Una canzone, un album incredibile, se vedete Fiat Tipo, L'ultima tentazione, era un, diciamo, veniva dato insieme alla macchina, o comunque alle presentazioni della macchina, e ci sono delle canzoni incredibili, ma questo ce l'hanno tutti, per intenderci Vacanze di Natale 83, Mixage, con delle canzoni incredibili come What a Feeling, Lunatic, No Control, Paris Latino, beh, insomma, qua vedete
un po' i titoli. Alberto Fortis, La Grande Grotta. Bee Gees, Spirits having flown. Spirits having flown. Tragedy, per intenderci, dei Bee Gees. Sposo occidentale, questi dischi quando Battisti non era più con Mogol, ha iniziato a fare delle copertine orribili. Abbiamo quasi finito per questo capitolo, della nostra serie sulle cassette, ma alcune sono molto belle. Francesco De Gregori, Buffalo Bill, RCA. Le Orme Florian, forse l'unico delle orme che ho. Poi ne ho altri, ma no, che non sono nella mia collezione propriamente. Bruce Springsteen, The River Double Tape, quindi sempre una ristampa, credo. Questa cassettina grigia CBS di un album iconico. Questi li lasciamo un po' per la fine. Bon AM, Oceans of Fantasy, Durium. Donna Summer, quindi questo è sicuramente More Order, presumo. E anche questa è originale. Non vedo il simbolo. Sì, dovrebbe essere originale. Sì, è. Non vedevo, forse, ah no, c'è. Non vedevo il timbro della CIA, ma c'è. Vabbè, questo è una cosa un po' inutile, è una raccolta. Ah no, volume 1 della Febbre del Sabato Sera ce l'avevo, alla fine, ma non era insieme. Abba the Album, va bene. Oh, andiamo sulle cose quelle belle. Partiamo con un altro dei Bon AM, Love for Sale, Super Discotheque LP. Queste dopo. Non so cosa sia. Sheila B. Devotion. Questa è davvero rara perché è un gruppo della mia zona, però è tutto ufficiale, timbro CIA, adesso non so se si vede. Trovata in un mercatino. Copertina molto bella. Molto rara, molto molto rara. Questa è una delle ultime che ho comprato, 1,50 euro. Daniele Silvestri prima di essere un uomo. Ultimo acquisto al mercatino. Dicevamo, ultimo acquisto. Elio delle storie tese, esco dal mio corpo, molto paura. Inediti 79-86. Praticamente nuova. Nuovissima, non so se si vede. Altro acquisto, ultimo acquisto. CSI Tabula Rasa elettrificata. Anche questa messa molto bene, non nuova, ma messa molto bene, usata un pochino, non come quella degli Elio. Disco un capolavoro. Nirvana Unplugged in New York. Questa l'ho comprata un po' di tempo fa. Perfetta. È versione italiana, ma nuova. Quasi nuova. Tutti conoscete sicuramente questo concerto, quindi non c'è niente da dire. Altra dei Dream Theater, ma con Best Buy, quindi una ristampa. Comunque sia, Images and Words, bellissimo, uno del mio disco preferito dei Dream Theater. Per intanto ho finito la mia collezione, ne vedremo dopo la seconda parte. Arrivederci. Ciao, siamo tornati da Teferone e Peperone. Adesso probabilmente non so se ho fatto alla fine due video, ma Dire Straits, Money for Nothing. Dobbiamo andare veloci perché ne ho 1 milione. Poi, se qualcuno volesse saperne di più su qualcuno di questi album, ne possiamo parlare. Tori Amos, Under the Pink, anche questa pagata a 1 euro. Abbastanza rara. Festival Bar 80, volume 2, con canzoni del calibro di Stella Stai, del vento caldo dell'estate. Capolavoro. Oh, bel disco. Bruce Dickinson, The Chemical Wedding. Ovviamente del cantante degli Iron Maiden. Adesso la cassetta la stavo ascoltando, quindi non è qui. Laura Pausini, per intenderci, non c'è. La Solitudine, il primo album, ipotizzo, che si chiama proprio eponimo Laura Pausini.
Alan Parsons Project, The Turn of a Friendly Card, questa bellissima colorino crema. Best of the Doors, è una raccolta. Flashdance, quindi sempre More Order, Soundtrack, no, Footloose, non Flashdance, scusate. Perché dovrei avere anche le Flashdance, mi pare, sì. Comunque, colonna sonora. Crosby, Stills, Nash & Young. CSN, quindi altro eponimo. Niente di che. Uno dei miei album preferiti, ma ne abbiamo già parlato nei dischi, che ha In the Sky di Alan Parsons. Suzy 4. Va bene. Questa è una roba strana. Star Wars Galactic Funk Meco della RCA and the Other Galactic Funk. Boh, non so se è una cosa legal, barely legal, insomma. E qua sono 1 milione. Non so cosa sia. Questa è un'altra cosa che mi faceva molto ridere. Adesso si stacca un po'. Super Bowl. È sempre un tarocco. E ci sono su delle canzoni strane. Tarocchi adesso purtroppo si apre perché è stato al sole, ma Pierangelo Bertoli, certi momenti. Quindi molto italiano, devo dire. Troppo italiano. Lucio Battisti, Una giornata uggiosa. Lucio Battisti si trovano varie cose, soprattutto le ultime. Buona domenica. Altro Festival Bar, in questo caso il volume 1, sempre dell'80. Con che canzone c'è di famosa? Nessuno. Ma sì, tanto questo video non lo vede nessuno, ma che cazzo me ne frega. Van Halen, Best Buy sempre, 1984, quello con Jump, Hot for the Teacher. Doppia durata, prezzo speciale, un live degli Scorpions, versione EMI. Bello questo, tra l'altro. Big Dick, raccolta di successi. Umberto Balsamo, Balla, cioè questo, chi ce l'ha questo disco? Bellissimo. The Twins, Modern Lifestyle, non so se vedete quanto è Vaporwave il tutto. Synthwave quasi. America, Your Move, ma niente di che. Fiorello Spiagge, che è un disco di cover, tra cui San Martino, appunto. No, non è un disco di cover, quello è l'altro. È un suo disco proprio, quindi è un capolavoro. Dopo dovremmo avere anche l'altro. John Lennon e Yoko Ono Double Fantasy. Fabrizio De André volume 1. Questa edizione successi, quindi comunque una raccolta. L'ho comprato nel 2019 a 2 euro. E purtroppo non si riescono bene a togliere mai le cose. Tears for Fears, Songs from the Picture, con Everybody Wants to Rule the World. Quindi discone. Oh, vediamo, torniamo a qualcosa di super interessante. Vabbè, Queen Made in Heaven pagata 1,50 € con ovviamente la statua, il disco postumo di Freddie, quindi con la statua al lago di Ginevra. Disco carino. Tracce registrate prima, l'audio e poi la voce, diciamo, e poi la musica fatta dopo. Dio Intercession, ovviamente del buon Dio, cioè proprio lui, quello che sta sopra di noi. Blues Brothers, original soundtrack dell'Atlantic. Questa è una ristampa di un disco che ho già, c'è cioè una cassetta che ho già. Niente di che. Eagles, Very Best Of, uno dei dischi più venduti credo nella storia. Toto 4, ne ho due o tre. E ce l'ho anche io. Ti innamorerai, Marco Masini, vabbè, è un po' rovinata. Però è quella con Vaffanculo, per intenderci. Invece Branduardi, sempre molto serio. La Pulce d'Acqua. Eccolo l'altro, Toto 4. Ne ho due. Cat Atkins e Mark Knopfler, Neck and Neck, che è un disco di chitarra molto interessante. Best of the Dire Straits. Delicate Sound of Thunder dei Pink Floyd, cassetta 2. Non mi pare di avere la 1, però io non me lo ricordo mai. Battiato Orizzonti Perduti. Oh, capolavoro. Articolo 31, perché sì, anche questa è pagata 1 euro. Quest'altra rarità. Per quanto vendessero, però,
cassette avevano il piccolo problema che soprattutto quelle per giovani venivano vendute e usate tantissimo. Zucchero live al Cremlino, un momento non adatto per ascoltare questo disco. Bimbo Mix, che era un cassette per bambini, con Malanotte No, Il Materasso, Il Ballo del Qua Qua, adesso si vede poco, ma erano comunque mix per bambini, diciamo così. Riccardo Cocciante. Stereo riproducibile anche in mono, dice la cassetta. Bene, meno male. La Donna Cannolo. Il bandito del campione. Qua, perché probabilmente c'era qualcuno che era super fan di De Gregori e ne ho preso un botto quella volta lì. Beatles numero 1, tra l'altro una delle, credo, ultime cassette stampate in cassetta direttamente, tolte quelle, diciamo, della Renaissance nuova. Ma sono queste. Ecco, questa è una di quelle. Questa è una cassetta nuova. Si chiama Sideral Fortress ed è per un gioco di ruolo che si chiama Strange Magic. È una cassetta con dentro una soundtrack e questa è molto bella. Ha dentro un dungeon che si può giocare con un gioco di ruolo. E metti sotto la cassetta, qua ci sono tutte le scritte, le cose interessanti. È molto, molto bella. Ne esistono tantissime, in Italia sono abbastanza introvabili, ma io se poi lo metto al contrario. Comunque questa è del gioco di ruolo Strange Magic e come vedete è molto bella. Ah, beh, Beatles 67 e 70, ci saranno anche vari 60-64, insomma 60-66 come si chiama, molti. Così come Articolo 31, altro disco pagato pochissimo, abbastanza raro. Ricci Family, non so cosa sia, American Generation. Anche di questo non so che cosa sia, di D. Jackson, ma non so che cosa. Dischi che ho comprato, ma i Passenger, va bene, questo è Speedy Lake Gonzales, credo. No, non c'è neanche quella, bene. Rockets. Originale. Quindi questo è credo il primo disco dei Rockets, mentre qua ne abbiamo un altro che è Pi Greco 314, copertina molto synthwave. Allora, questa è una delle poche tarocche che ho, cioè diciamo fatte in casa, perché è un Metallica Marilyn Nirvana. E vediamo il tizio che l'ha fatta che cosa ci ha messo. Fight with Fire, Orgasmatron, Symphony of Destruction, Polly dei Nirvana, Fear of the Dark, quindi ci sono anche altre cose. Forum of the Beatles, Smell Like Teen Spirits, One, Fade to Black, Nothing That Matters, Unforgiven. Insomma, beh, se riuscite a leggere potete rifarvi questa bellissima playlist che si era fatta qualcuno. Questo invece non è un tarocco, cioè questa è fatta proprio così. È quella del film di Guardiani della Galassia, in questo caso volume 2, ed è fatta come se fosse una cassettina. Quindi Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra, eccetera, eccetera. Come se fosse. Beatles 62-66 doppia. Però le cassette, adesso queste qua doppie ne ho poche. Perché fanno un po' schifo. Le cassette sono, durano, secondo me vedete, sono piccolissime. Cioè, dura tipo un'ora, neanche 40 minuti a lato, una roba così. We Are the World, di cui ho anche il 33. Altra doppia, il Very Best. Anche questo ce l'hanno, credo, tutti in casa. Dov'è? Il Very Best Of di Elton John, assomiglia un po' a Teferi. Anche questa è un'altra che tengo perché Sogni e incubi delle porno riviste che qualcuno si è fatto e mi piaceva l'idea di avere un tarocco delle porno riviste, molto bello. Il mio disco preferito di sempre, ne abbiamo già parlato. Altro Marco Masini più intero. DJ 10 lode per i 10 anni di Radio DJ, adesso siamo a 40. Comunque, canzoni per ogni anno, Der Kommissar per l'82, Industry per l'83, no scusate, State of the Nation per l'83, bla bla bla, Jovanotti, Gimme 5 per l'88, Molella, Revolution per il 92. Bonnie Tyler, Greatest Hits.
Mixage di un altro anno, sempre copertine molto belle. Quest'anno che cosa avevamo? Denaro, Modern Talking. Basta. Umanamente uomo, il sogno. Battisti. Gazebo. Sempre vedete, come si chiama questa? Baby Records. Alex Chopin, l'unico disco praticamente che ha fatto. Concerto per Margherita di Cocciante, quello con Vangelist. Vangelis. Sì, con Quando me ne andrò da qui. E ovviamente Margherita. Edoardo Bennato, Sono solo canzonette. Questo lo conoscete tutti. Rettore, Estasi clamorosa. Copertine sempre di rilievo per la buona Donatella. Pretenders, Hathaway, The Album, l'unico album che ha fatto Hathaway, quello con What Is Love, quindi 93. Angelo Bertoli, Amuso duro, pagato 2,55 euro. Questo, bello. Judas Priest, Turbo. Perfetta. Quella con Turbo Lover, ovviamente. CBS rossa, bellissima. Questa, molto bella. Tenuta molto bene. Battiato praticamente ce li ho tutti tranne credo La voce del padrone mi sa. Gomma lacca, l'ombrello e la macchina da cucire. Va bene. Kiss, Creatures of the Night, originale. Iron Maiden, No Prayer for the Dying, anche questa è tenuta molto bene. Disco TV fatta in Italia dalla Emi. Poi ho ancora due cassette strane da farvi vedere. Concludiamo con Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Altro Branduardi con 10 ballate sulle liriche di William Butler Yeats. Tra cui dovrebbe esserci. No, non c'è qua. Non è questa. Megadeth, Pissell, But Who's Buying. Anche questa canzone è molto attuale, disco molto attuale. E concludiamo con due cassette particolari. Perché sono in questo formato, se vedete, stranissimo. Sono detto anche al contrario. Comunque sono Crosby, Stills, Nash & Young, So Far. E praticamente sono per un sistema audio dove si inseriva direttamente questa cassetta. Cioè, voi lo inserivate così. E veniva presa in automatico. Non so per quale motivo. Sono scomodissime. Però erano particolari, poi sono rosa, non so per quale motivo. Vabbè, adesso vi faccio vedere, forse questa se riesco. Se non è incastrata, comunque giusto per intenderci è. Sono così. Queste sono particolari e sono americane perché in Italia non esistono. Vabbè, noi ci siamo detti tutto.